Allora, salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Ok, questo è un video, sì, lo sto improvvisando. Ho ricevuto una mail da, insomma, uno di voi, grazie per scrivere, e quindi vorrei dedicare il video a questa risposta che fornirò. E mantenendo sempre appunto l'anonimato di chi mi scrive. Allora, mi metto gli occhialetti. Ok, pace fratello Alessio, che nel video La nascita dell'Anticristo hai detto che lo spirito non sarà rapito, seconda Tessalonicesi 2. Ok, prima di proseguire vorrei fare una premessa, vorrei aggiustare il tiro. Detta così può sembrare, può destare insomma confusione, no? Può sembrare che lo spirito del credente non sarà rapito. No, non ho mai voluto dire una cosa del genere, non ho detto una cosa del genere. Non ho detto che lo spirito non sarà rapito, ho detto che lo Spirito Santo, ok? Resterà sulla terra, che è un'altra cosa. Sono sicuro che chi ha scritto volesse dire questo, però visto che mi rivolgo al grande pubblico e sto leggendo testualmente, vorrei specificare al grande pubblico questa cosa qua. Quindi, lo Spirito Santo resterà durante la grande tribolazione, il perché è molto semplice. Perché lo Spirito Santo è la terza persona della divinità e quindi Dio ha gli attributi di Dio e uno degli attributi di Dio è l'onnipresenza. Punto. A prescindere se opera o se non opera, è onnipresente, quindi non può non essere ovunque. Dio è ovunque, poi ci sono posti dove si manifesta di più, tipo il terzo cielo, eccetera, eccetera. Questo è un altro discorso, un altro ragionamento, un altro oggetto. Quindi, ciò che deve essere tolto, ok, è unicamente, solamente tassativamente che la Chiesa. Benissimo, lo Spirito Santo resterà anche perché ci saranno molte conversioni. Cominciando dai 144.000, e noi sappiamo che colui che è vicario di Cristo è lo Spirito Santo. Io non vi lascio orfani, ha detto il Signore Gesù. Quindi vi darò il Consolatore, e questo vale per ogni epoca, compresa la grande tribolazione. Quindi coloro che si convertiranno durante la grande tribolazione, cominciando dai 144.000, si convertiranno per l'azione e la potenza dello Spirito Santo. Compiranno azioni potenti perché te le fa fare lo Spirito Santo, saranno consolati perché lo Spirito Santo è il consolatore, quindi lo Spirito Santo non può assolutamente andare via. Uno perché è onnipresente, secondo perché comunque lui continuerà a operare anche durante la grande tribolazione. Quindi dire in nome di una falsa dottrina come il post-tribolazionismo, che lo Spirito Santo sarebbe colui che sarebbe tolto più che rapito, che ti rapisci Dio. No, questa è una blasfemia, ok? Che lo Spirito Santo verrà via, insomma, chi dice questo veramente non sa dove sta di casa. Ce l'ho non con chi mi scrive, ovviamente, ma con il post-tribolazionismo, quella corrente che presenta questa situazione, alcuni lo fanno direttamente, altri con una sorta di retorica che trova il tempo che trova. Andiamo avanti. E che quindi rimarrà per compungere i 144.000. Benissimo. Quindi la mia domanda è, due punti, se i 144.000 sono 12.000 per 12 tribù, in base a Daniele capitolo 9, ok, la 70ª settimana riguarda soltanto Israele, mi fermo qua. La 70ª settimana riguarda soltanto Israele e basta. Ok?
Certamente. Di questo abbiamo fatto più video dedicati, quindi sì, riguarda soltanto Israele, la Chiesa non c'è. Poi dici, cioè mi spiego meglio, durante i 7 anni di tribolazione lo Spirito elargire a tutto il mondo la possibilità di ravvedimento solo a Israele con i 144.000? Buona domanda. No, ci sarà anche la possibilità di ravvedimento per tutto il mondo. Ora, al post-tribolazionista può sembrare che io mi sia data la zappa sui piedi e sicuramente starà gioendo. No, no, assolutamente. Allora, il fatto che la 70ª settimana è solo per Israele e la Chiesa non c'entra in nulla, ciò non significa che la porta sia chiusa al mondo gentile. Volete un esempio biblico di questo? Signori post-tribolazionisti, non ce l'ho con te, caro fratello. Avete mai letto Esodo capitolo 12? Bene, in Esodo capitolo 12 siamo nel Matan Torah. Vero, signori post-tribolazionisti, voi che siete dottoroni della legge, sapete che cos'è il Matan Torah, mica ve lo devo dire, no? Allora, se siamo nel Matan Torah, siamo nel patto numero 4, il Berit, numero Dalet. Quindi siamo nel Berit numero Dalet. Parlo così perché sono dottoroni della legge, quindi loro capiscono. Quindi il Berit Dalet e prevedeva uno l'istituzione, la normativa costituzionale de Am Israel, del popolo di Israele. Punto. E quindi la salvezza era per Israele. Benissimo. Quindi c'era Israele, c'era la nazione di Israele, c'era il patto fatto con Israele. E quindi la salvezza era per Israele. Domanda. In Esodo 12 che cosa viene istituito? Mille cose, il calendario, la nazione di Israele, la Pasqua e poi? E poi il proselitismo. Ah. Il proselitismo, cioè la salvezza aperta ai gentili e a tutte le nazioni. Perché poi vediamo che ci saranno degli impedimenti, tipo per i Moabiti, però vediamo poi che a un certo punto addirittura il Signore Gesù Cristo, nella sua discendenza, ha una Moabita. Quindi la porta non è mai stata chiusa ai gentili. Quindi noi vediamo in Esodo 12 che chiunque dei gentili avrebbe voluto entrare a far parte del popolo di Israele in nome di accettare la fede nell'unico Dio, aveva la porta aperta. Quindi non è un fatto anomalo questo, non lo è mai stato. Ok, questa storia continuerà ad essere nella grande tribolazione, perché quando la Chiesa verrà tolta e si entrerà nel giorno del Signore, il candelabro, ricordo che il candelabro oggi ce l'ha la Chiesa. Apro una parentesi. Alcuni si sono scandalizzati, no? Perché? Perché empi, perché malelingue. E mi hanno voluto attaccare sul personale, perché quando non sanno che cosa dire scritturalmente, vieni attaccato sul personale. E mi hanno detto, guardate quello lì, riferendosi a me, che predica col candelabro dietro la sua scrivania, no? Perché a casa mia c'è il candelabro. Ma io devo usare un termine forte, concedetemi che attingo un pochetto al vecchio Alessio, ma voi siete delle capre gnostiche. Perché quando voi date addosso a questa cosa qua, come dire, io sto prendendo il candelabro da Mosè. E anche se fosse, qual è il problema? Ad ogni modo, non sapete voi, signori empi,
che la Chiesa di Gesù Cristo è un candelabro? O non avete mai letto Apocalisse capitolo 1 e capitolo 2? Ve lo voglio leggere. Perché giustamente voi che fate gli attacchi personali, no? Apocalisse 1:12. Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando e come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro, che poi sono menorà. Apocalisse 1:20. Il mistero delle sette stelle che hai viste nella mia destra e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, cioè i pastori. E i sette candelabri sono le sette chiese. Quindi noi, signori empi che date addosso al sottoscritto, perché fate gli attacchi personali, sappiate che noi siamo il candelabro. Quindi avere un candelabro dietro la scrivania significa rammemorare questo. Non si può fare dove sta scritto. A me piace la menorah, a me piace la menorah e ce la metto. Se a te non piace non ce la metti. La sto forse adorando questa menorah o sto invitando le persone a adorare la menorah? Sto facendo questo, ti risulta che io faccio questo? Beh. Se qualcuno lo può dimostrare, lo dimostri. Dimostrate, come dire, ciò che non esiste. Perché io non solo non ho mai fatto queste cose, ma addirittura le denuncio. Ok, quindi il candelabro, che è non solamente rappresenta la Chiesa, ma rappresenta mille cose. Rappresenta la parola di Dio, che è la luce come una lampada. Rappresenta lo Spirito Santo, rappresenta Dio stesso, quindi, perché se rappresenta la parola, rappresenta Dio stesso, quindi rappresenta la creazione con i suoi sette, come si chiamano? Che non sono candelieri, sono, vabbè, le sue sette parti rappresentano le sette prime parole della creazione. Quindi rappresenta anche la creazione, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Rappresentano i 7 giorni della settimana, rappresentano i 7 spiriti di Dio. Quindi è molto importante. Questo candelabro oggi ce l'ha la Chiesa. La Chiesa viene raffigurata come un candelabro perché? Perché la parola di Dio alberga nei nostri cuori doviziosamente. Siccome il candelabro, scusate, la menorah, perdonatemi, la menorah rappresenta anche la luce, la parola, che è come una lampada, come è scritto nel Salmo 119, sta nei nostri cuori. Nel giorno del Signore la Chiesa sarà tolta, la parola rimane, lo Spirito rimane, dove va? Torna a Israele. Torna a Israele. E quindi noi stiamo vedendo già la profezia di Ezechiele 37 come la prima parte si è già concretizzata, perché le ossa sono state ricongiunte, quindi la nazione di Israele già è stata ricongiunta e già c'è nel 1948, però manca di vita, manca questo spirito, questo ruach, rappresentato anche dal candelabro che tornerà a Israele a dare vita, cominciando dai 144.000. Ora, durante il giorno del Signore, che si inizieranno a convertire gli ebrei, la domanda del milione è, che mi viene fatta, ma la salvezza sarà aperta anche ai gentili? Ovviamente sì, perché? Perché la storia si ripete, le
cose di ieri sono quelle di oggi e quelle di oggi sono quelle di domani. Ecclesiaste 1.9, Ecclesiaste 3.15. Quindi, come in Esodo 12 la porta era aperta al proselitismo nei confronti di tutto il mondo, quindi dei gentili, nel giorno del Signore continuerà ad essere così. Inoltre, quando noi andiamo in Apocalisse capitolo 14, Apocalisse 14 è scritto, se lo troviamo, dal verso 9, e dopo quelli seguitò un terzo angelo, dicendo con grande voce: se alcuno adora la bestia e la sua immagine e prende il suo carattere in sulla fronte o in sulla sua mano, anch'egli berrà del vino dell'ira di Dio, mesciuto tutto puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e dell'agnello, e il fumo del tormento loro salirà nei secoli dei secoli, e non avranno requie né giorno né notte. Coloro che adorano la bestia e la sua immagine, chiunque prende il marchio del suo nome, qui è la pazienza dei santi, qui sono coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù Cristo. Poi udì dal cielo una voce che mi diceva: beati i morti che per innanzi muoiono nel Signore, sì certo, dice lo Spirito, a ciò che si riposino delle loro fatiche e le loro opere li seguiteranno. Quindi, siccome il marchio della bestia, scritto in Apocalisse 13, sarà concretizzato in tutto il mondo, quindi tutte le genti lo dovranno prendere, qui dice nero su bianco che chiunque prende questo marchio della bestia si perderà l'anima. Quindi invita a tutti a non prenderlo, tutti, perché il marchio della bestia è universale, implica non solamente gli ebrei, ma tutto il mondo. Inoltre, quando noi leggiamo Apocalisse 7,14, dove parla della grande tribolazione, costoro sono coloro che vengono dalla grande tribolazione, lì ci sono due scuole di pensiero. E in profezia spesso accade che nessuno ha l'ultima parola. Una scuola di pensiero vuole che sono quelli che vengono durante il periodo proprio della grande tribolazione dei 7 anni. Un'altra scuola di pensiero, che è quella che seguito io, è quella che non vuole collocare, anche se parte dai 12.000, quelli che vengono unicamente dalla grande tribolazione, ma tutti quelli che hanno vissuto, ok, in questi 2.000 anni or sono. Per il cristiano, cominciando dai primissimi secoli, il cristianesimo è sempre stato una grande tribolazione, perché siamo stati grandemente tribolati, torturati, appesi come torci umane, e chi più ne ha più ne metta. Una grandissima tribolazione. Vediti la lista che Paolo fa delle cose che gli hanno fatto: lapidato, battuto, e ha fatto il naufragio, e in carcere, infami, innudità e quant'altro, altro che grande tribolazione, vero? Ok, perché io penso questo? Perché parla di una folla incontabile che non si può annoverare, che non si può contare. Altrove dirà, credo sia il capitolo 15, che costoro cantavano due cantici. Uno era il cantico di Mosè, sono gli ebrei che cantano il cantico di Mosè, e poi dice anche il cantico dell'agnello. Quelli siamo noi, la chiesa di Gesù, cioè quelli che fanno parte, diciamo, del nuovo testamento, che si sono
che vengono, diciamo, dal mondo gentile. Ok, questa potrebbe essere una scuola di pensiero, quando ci troviamo in profezia, delle volte le cose non sono chiarissime, quindi non possiamo dire così perché lo dico io. No, per quanto riguarda il fondamento biblico, sì, ma per quanto riguarda le profezie, certe cose sono tassative, tipo la Chiesa non passerà per la grande tribolazione, così via discorrendo, ma certe cose le capirai lì per lì, come il video ultimo che ho fatto. Quando ho mostrato Apocalisse 6, ho parlato della bilancia e ho fatto notare che il fatto che c'è una bilancia non significa che il cibo sarà dato a misura, a peso, cioè ognuno avrà diritto a una tot quantità di cibo giornaliero che non potrà essere superata pur possedendo il denaro per acquistarne di più. Ok, queste cose le stiamo capendo oggi perché si stanno concretizzando oggi sotto i nostri occhi, così sarà durante la grande tribolazione, certe cose si capiranno lì per lì. Quindi oggi lavoriamo col beneficio del dubbio per alcune situazioni che comunque esulano dal fondamento. Ok, ma quello che è certo è che la salvezza, così come nel passato era aperta a tutti, sarà sempre aperta a tutti. E anche durante il millennio, pur essendo Israele il fiore all'occhiello del Signore Gesù Cristo per quanto riguarda gli uomini viventi, perché la Chiesa è la sposa, è la superna delle vocazioni, ma noi non saremo in questo mondo con questo corpo, piuttosto col corpo glorificato, ma coloro che saranno qui sulla terra con questo corpo, saranno i primi in assoluto. Saranno gli ebrei, ma questo non esclude il fatto che tutte le nazioni adoreranno il Signore e si recheranno una volta l'anno in Gerusalemme per adorare, come scritto in Zaccaria, e così via discorrendo. Quindi la salvezza è sempre stata aperta a tutti, così come lo era in passato nell'Antico Testamento, lo sarà nella grande tribolazione e nel millennio. Oggi c'è la Chiesa, in questi 2000 anni dei due popoli ne ha fatto uno solo, spiritualmente parlando, ma comunque materialmente parlando gli ebrei sono ebrei, i gentili siamo gentili e gli ebrei in questo momento non hanno il candelabro, non ce l'hanno il candelabro, non hanno la parola di Dio, hanno altre cose, hanno la Kabbalah e quant'altro. Quindi la tua domanda trova risposta in questo modo. Quindi sì, la salvezza sarà aperta nella grande tribolazione a tutto il mondo, anche ai gentili, pur essendo il candelabro restituito, diciamo, tra virgolette, possiamo dire al suo legittimo proprietario, se si può dire, presumo di sì, correggetemi se non è così. E quindi questa è la mia risposta. La pace del Signore sia con te, grazie per scrivere. Shalom a tutti quanti, con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti, sperando di aver risposto in maniera esaustiva e se il Signore vorrà ci si vedrà al prossimo videoprogramma. Shalom, Maranatha, Baruch Hashem, visto che stiamo in campo ebraico.